Ho guardato Furiosa a Mad Max Saga, è un sacco che non pubblico, volevo parlare di questo film da tantissimo tempo, ma non ho mai trovato il tempo per farlo perché sono in piena sessione, ho avuto un sacco di impegni, ci stavo provando da tantissimo tempo, però adesso è passato quasi un mese, forse è passato anche l'interesse per questo film e per la critica nei confronti di questo film, ma non mi interessa, voglio comunque pubblicare questo video e dirvi cosa ne penso, perché ho un'opinione un po' particolare su questo film, che ho visto apprezzato da tantissimi della critica, tantissimi anche su internet, insomma è piaciuto generalmente il film a quelli che l'hanno guardato, non tutti l'hanno guardato, anzi mi aspettavo più hype, più interesse per un film del genere, invece ce n'è stato meno di quanto mi aspettassi, strano, cercherò di capire perché col tempo, però tutti l'hanno apprezzato, io sono andato a guardarlo con delle buone aspettative e devo dire che sono rimasto veramente deluso e da qui deriva la mia opinione impopolare su Furiosa, perché ragazzi questo film ha un problema che non capisco, davvero non mi capacito di come questo stesso problema, quando lo rintracciamo in altri film, lo facciamo passare così, come un problema che è effettivo e diciamo c'è questa cosa che non funziona. E invece, quando lo vediamo in Furiosa, tante persone non ci pongono minimamente l'accento. E io mi sto domandando veramente perché. Allora, Furiosa è il film prequel di Mad Max Fury Road, che è l'unico film che ho visto della saga di Mad Max, quindi premetto che non conosco nient'altro all'infuori di questi due film. Mad Max Fury Road è un film che ho apprezzato, non è sicuramente un film che incontra il mio gusto, proprio il gusto personale. Però nel guardarlo non ho potuto non riconoscere l'incredibile capacità registica di Miller, i bellissimi colori, l'incredibile regia soprattutto nelle scene action l'ho adorata, l'ottimo immaginario, l'estetica punk rock che c'è in questo film fantascientifico distopico veramente interessante. Insomma, è un film di qualità, indiscutibilmente secondo me. È proprio davanti agli occhi di tutti. Fury Road è inattaccabile quasi, ok? Al massimo si può porre l'accento un minimo sulla mancanza di una componente narrativa forte, ma coadiuvato quel poco che c'è da quella regia e quel modo di raccontare, il film funziona alla grande. Ok, benissimo. Arriviamo a Furiosa. Furiosa è un film che invece sembra quasi voler colmare quella mancanza che c'era in Fury Road e quindi è un film assolutamente ben diretto, soprattutto nelle scene action, i colori di nuovo funzionano, la fotografia è buonissima, l'immaginario ritorna alla stragrande e ci piace un sacco, non si toccano mai i picchi di Fury Road, però comunque, insomma, la qualità estetica, la qualità visiva, anche qui non è molto da discutere, c'è, punto. Ma vuole accentuare di più la componente narrativa, quindi personaggi, maggiore introspezione, relazioni con i personaggi. Villain, obiettivo alla fine del racconto, forse un'evoluzione, forse un messaggio più importante, più pesante, più presente rispetto a Fury Road. Ok, intenzione nobilissima. Io, anzi, forse in primis, sono andato pensando, guarda che questo quasi quasi lo apprezzerò anche di più, proprio perché incontrerà di più il mio gusto, quello della narrazione, per l'appunto che in Fury Road non c'era. Che cosa è successo però in questo Furiosa? Il problema è che per quanto possa essere veramente ben diretto, dal punto di vista narrativo, cavolo, gli intoppi ci sono e non sono pochi. Il primo, il più importante secondo me, riguarda proprio la prima parte. Il film è diviso in 5 atti, se non sbaglio, e i primi due atti riguardano Furiosa da bambina. Questi due atti occupano un'ora su quasi 2 ore e 40 di film. E in questa ora Furiosa non assume mai il ruolo di protagonista, anzi il villain della storia è quasi più protagonista di quanto non sia Furiosa, che si limita per quasi un'ora intera, un po' meno nei primi 10, negli ultimi 10 minuti forse di questo gran passaggio narrativo, si limita ad essere una mera spettatrice e quindi noi siamo, come lei, spettatori di personaggi che non conosciamo, a cui non siamo affezionati, che non abbiamo identificato dal primo istante come il personaggio da seguire, a differenza di Furiosa, che è proprio la prima che vediamo sullo schermo e quindi capiamo è lei che devo seguire da adesso in poi forse, e a poco la cosa si fa sempre più chiara, soprattutto nei primi 10-15 minuti, ma poi viene un po' lasciata da parte. Insomma, c'è questa prima ora che, lo dico fuori dai denti, è noiosa. Mi è risultata noiosa perché non sono riuscito a entrare nel racconto, non capisco perché fosse così lunga, c'è un avanti e indietro di certe situazioni che non ho apprezzato, cerco di parlare senza fare spoiler almeno fino a un certo punto, poi vi avviso, però ecco, non mi ha preso, non mi ha preso nella prima ora. Quando poi, Furiosa,
cresce e c'è un timescape all'interno del film, ecco che poco a poco la cosa si fa molto più interessante. Finalmente abbiamo una protagonista, qualcuno che ci accompagna e che seguiamo nel corso del racconto. Abbiamo dei personaggi molto più ben delineati, caratterizzati e chiari. Abbiamo una direzione più specifica, quindi un'idea migliore del film me la stavo facendo. Qual è un altro problema però grave del film? È che mi dispiace, non capisco davvero perché per me sia così grave e per gli altri, a quanto pare, per tanti altri comunque, a quanto pare no. Il problema è che è un film pieno zeppo di ingenuità narrative. Adesso vi spiego velocemente di cosa sto parlando. Ingenuità narrative vuol dire che nel film avvengono cose che a livello logico ci verrebbe da pensare, ma com'è possibile che sia successa questa cosa? E quindi, per passare oltre, sospensione dell'incredulità, patto tacito tra me spettatore e te regista narratore che dici: questo è il racconto, se vuoi godertelo devi credere a quello che stai guardando. Va benissimo. Sospensione dell'incredulità, chiudiamo un occhio e passiamo avanti. Passiamo avanti e ce n'è un'altra ingenuità. Va bene, signor regista. Chiudo nuovamente un occhio, però già così ne ho chiusi due di occhi. Con cosa guardo adesso? Capito? E arriviamo poi alla terza sospensione dell'incredulità da mettere in atto, la terza ingenuità narrativa. E ragazzi, alcune sono veramente difficili da farsi andare giù. E quindi tu hai già due occhi chiusi, arrivi alla terza e dici: signor regista, io lo sto seguendo il film, però non ho più occhi da chiudere. Ok, il punto è questo, ce ne sono davvero tante. E io non capisco perché in tanti altri film mainstream, super pop, banalmente il Marvel Cinematic Universe, ragazzi, è pieno zeppo di queste cose. Io faccio l'esempio di Endgame quando parlo di questa cosa. In Avengers Endgame viene detto chiaramente ai protagonisti: avete una carica per tornare indietro nel tempo e una per tornare nel futuro. Possiamo usarne una a testa, una carica vale per una sola persona. Thanos cattura Nebula, gli prende la carica per tornare nel futuro e trasporta un esercito e quattro astronavi. Capito? Queste sono le ingenuità narrative o i piccoli buchi di trama. Tu puoi pensare, e qua arriva la soluzione dell'incredulità: avrà trovato un modo per, prendendo la carica, magari ha duplicato, ecco, la formula, eccetera, l'ha chiesto a Ebony Maw, qualcosa è successo. Questa è la soluzione dell'incredulità. Però, comunque, effettivamente manca un tassello, c'è qualcosa che non torna, è qualcosa a cui è difficile credere. Ok? Perché in Furiosa tante persone non hanno sofferto questa cosa quanto l'ho sofferta io? Forse perché la componente registica è veramente di buon livello ed è arrivata addirittura a farci dimenticare di tutto questo? Può darsi, nel mio caso però non ci sono riuscito. E quindi? Perché l'opinione impopolare su Furiosa? Perché a me Furiosa non è piaciuto, ragazzi. Per questa ragione qua, a parte la prima ora che è stata pesantissima, poi dopo si riprende, assolutamente, però narrativamente parlando, la sceneggiatura io la trovo piuttosto debolucce in alcuni punti. Chiaro che poi abbia intenzione di raccontare qualcosa, abbia proprio in mente una storia, questo racconto, abbia in mente un messaggio, abbia in mente un personaggio molto interessante, che è quello di Furiosa, che ha un finale eccezionale, secondo me, non lo metto in dubbio. Però, dal punto di vista proprio tecnico-pratico, soprattutto, tante di queste piccole cose, ahimè, mi sono andate di traverso. E prima di passare agli spoiler e farvi gli esempi diretti dal film di quello di cui sto parlando, vi do un'ultima cosa. C'è un personaggio nel film, non vi dico quale, che quando arriva in scena sembra essere abbastanza importante, sia per la protagonista che per noi spettatori. Dici, forse questo ce lo dovremmo seguire un po'. È chiaro, visto che abbiamo già visto Fury Road, probabilmente che fine farà questo personaggio. Però è proprio anticlimatica la sua scomparsa e non va bene. Perché se me lo presenti come importante, mi ci sono affezionato, non puoi farmelo morire in questa maniera o toglierlo dai giochi in questa maniera. Quello è anticlimatico, non va bene, per me anche quello è un problema. Adesso, chi non ha visto il film, lasci pure il video perché farò spoiler, sto andando proprio a prendere esempi pratici per far capire meglio il mio concetto, vi basti sapere che queste sono le ragioni per cui non ho apprezzato Furiosa e capisco a chi sia piaciuto, perché effettivamente non è un film orribile, e anzi, non ne sto parlando forse per molto peggio di quello che è, perché ripeto, visivamente è assolutamente eccezionale e non si ci può dire nulla, anche sul lavoro di montaggio, sulle musiche, sui colori è stato fatto davvero davvero un ottimo lavoro, funziona alla grande, proprio da vedere è un piacere per gli occhi, su questo non si può dire nulla, non si può discutere l'abilità di Miller come regista, ecco, forse come sceneggiatore, come narratore.
qualcosina, qualche attenzione in più avrebbe potuto averla. E vabbè, è andata così. Questa comunque è la mia opinione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e ne discutiamo tranquillamente qua sotto nei commenti. Ora, per chi è rimasto e quindi probabilmente ha già visto il film, prendo davvero tre esempi per farvi capire questo concetto, così rafforzo ancora di più la tesi. Primo, Furiosa si nasconde in una società di maschi per una decina d'anni e la prima cosa che fa da bambina è tagliarsi i capelli per non sembrare una femmina, perché dopo 10 anni si è fatta crescere i capelli. Furiosa, sei intelligente? Bene, rimani intelligente per tutto il film. Continua a tagliarteli nel tempo questi capelli e sembrerai più un maschio di quanto tu non possa sembrare una femmina, ok? Esempio 1. Esempio 2. C'è la famosa scena del braccio. Furiosa è legata per un braccio ferito, è incatenata, anzi, per questo braccio ferito, a guardare la banda di motociclisti, saranno una ventina di motociclisti che girano in tondo attorno a lei che è legata a un camion mentre torturano il suo ragazzo trascinandolo per terra legato alle moto. Ecco, lo fanno per parecchio tempo, passiamo dal sole del giorno alla luce del tramonto. Lei ha avuto in questo tempo, mentre tutti i ciclisti, perché hanno fatto questa cosa per tutto quel tempo, abbiamo una dissolvenza che ci fa intendere che i ciclisti le ruotino attorno in 20 per tutto quel tempo. Lei in quel tempo è riuscita a staccarsi il braccio e a uscire da questo cerchio di motociclisti che ruotano in tondo senza che nessuno se ne accorgesse. Capite che è? Ultima cosa, Dementus alla fine del film, mentre sta scappando da Furiosa, si ferma una notte per dormire. Nel corso della notte, Furiosa riesce a tagliargli la borraccia, svuotargli la pistola che aveva addosso e soprattutto smontargli la moto sulla quale lui sta quasi dormendo, almeno non ci sta forse dormendo proprio sopra, ma sia la moto che lui sono tutti nascosti sotto un unico telo e lui ci dorme accanto, però lei riesce a staccargli due ruote della moto. Ok? Sono tutte queste cosine che mi hanno detto. Ma tutto a posto? Ci siamo? Sappiamo cosa stiamo raccontando? Davvero devo crederci? Va bene, ci posso provare. Chiudo l'occhio una volta, lo chiudo due, alla terza sono lì che dico no, non si può più chiudere l'occhio, ragazzi. Questo vuol dire che c'è qualcuno che su queste cose ha deciso di soprassedere oppure non ci ha fatto caso. Ed è un problema, perché il film mi risulta meno credibile di quanto sarebbe potuto essere. Rimanendo sui lati positivi, comunque, il film in certe cose funziona molto bene, in altre meno, ma il personaggio di Furiosa è veramente interessante, il suo percorso, per quanto non sia ben guidato nella fase iniziale, quando ingrana parte bene ed esplode nel finale, in un finale che secondo me è veramente bellissimo, insomma, non è tutto da buttare, ecco. Cioè, diciamo che la metà delle cose ha funzionato, forse anche poco più della metà. Però ci sono tante altre piccole cose, ripeto, soprattutto la componente narrativa che non mi ha propriamente colpito, non mi ha stupito in positivo. Ahimè, questa è la mia opinione quindi su Furiosa, la mia opinione impopolare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ne discutiamo qua sotto nei commenti con moltissimo piacere. Se volete chiarimenti sulla recensione, chiedetemi tutto quello che volete. Io vi ringrazio come sempre per avermi iscritto al canale, cosa iscrivervi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!